Dopo giorni e giorni di tentativi, modifiche, prove, il risultato è arrivato. Grafica Veneta, l'azienda di Trebasele che è tra le maggiori in Europa nel settore della stampa, ha prodotto e donato 2 milioni di mascherine al Veneto. Col presidente abbiamo un rapporto di amicizia decennale, l'ho sentito in grande difficoltà e come fai a non essere vicino al tuo territorio, ai tuoi amici e alla tua gente? Le ha presentate il governatore Zaia insieme al titolare Franceschi nella sede della Protezione Civile a Marghera. Li distribuiremo, oltre a quelle che andremo a comprare, le distribuiremo gratuitamente e tramite la Protezione Civile a coloro che magari non hanno avuto modo di approvvigionarsi. Io ho chiesto che vengano confezionate in confezioni da 25, distribuiremo direttamente, queste sono 10, e quindi, anche perché sono più spesse, vero, rispetto all'altro materiale, e quindi daremo i pacchettini alle persone. La macchina della distribuzione è già iniziata. L'assessore alla protezione civile Bottacini e l'assessore alla sanità Lanzarin hanno inviato lettere ai comuni, centri servizi per anziani, residenze sanitarie assistite e case alloggio per disabili con tutte le indicazioni. Bottacini nella lettera ai comuni specifica che le relative forniture verranno consegnate alle singole amministrazioni a cura della protezione civile e invita i sindaci a favorirne la distribuzione il più capillare possibile. Non è una banalità, ma è una genialità. Io penso che Franceschi, mi perdono, lui è passato la storia perché ha stampato tantissimi libri famosi, tra i quali Harry Potter, però penso che qui passerà la storia per essere l'uomo delle mascherine del coronavirus. Poi abbiamo pensato agli anziani e tutte le persone che magari non hanno molta manualità. Primo orecchio, si fa uscire bene l'orecchio, poi si tira, vedete, perché è consistente e morbida contemporaneamente, si tira e si va al secondo, eccolo. Cioè, io la porto in ufficio, sopra la porto anche ore, l'ho portata ore per testarla, non si inumidisce, non fa aloni, a mio avviso lui dovrà produrre le mascherine per tutti. Siamo riusciti ad avere un processo che riesce a portare a una produzione giornaliera attualmente dai 500 ai 700 mila pezzi al giorno, per ipotizzare che nel giro di una decina di giorni se riusciamo ad arrivare al 1,5 milioni di prodotti. È un prodotto molto, deve essere, è un usa e getta, che quindi va, è una barriera che si può utilizzare ai supermercati, in tutta la quotidianità, perché anche una mascherina importante dovrebbe essere utilizzata al massimo un giorno. Si tratta di un dispositivo di protezione non ad uso chirurgico, ma che potrebbe diventarlo a breve. Stiamo lavorando comunque assieme al Ministero che penso nel giro al massimo di una settimana si possa poter definire questa una mascherina chirurgica di primo livello. Il ministro Speranza ne avrebbe chiesto alcuni campioni.